Cari amici, bentrovati al 41esimo appuntamento con la rubrica angelica. Come dicevamo, nell'angelologia troviamo differenti personalità, anche vicine l'una all'altra. E questo è il bello, perché l'angelologia ci fa scoprire modi differenti di percepire e osservare la vita. E tutte sono giuste a loro modo, tutte hanno la propria dignità. Infatti, mentre la volta precedente abbiamo visto che i creativi tendenzialmente sono molto insicuri di sé, oggi stiamo per incontrare invece degli affascinantissimi sicuri in se stessi. Sto parlando di Haha Hehel, dei nati cioè tra il 14 e il 18 ottobre. Questa personalità va immaginata come uno spirito libero. Infatti, tutto ciò che è legato alla materialità, al corpo, al successo, agli ideali, molto presto risulta noioso a loro. Infatti, hanno questa elevatura spirituale e anche cerebrale che può essere un grandissimo pregio o un grandissimo punto debole a seconda di come utilizzeranno la loro energia. Quindi, se riescono a fare tesoro della loro estrema intelligenza, della loro elevatura, potranno scoprire che i loro talenti si rivolgono proprio alla ricerca spirituale, filosofica. Nascono infatti in queste date grandissimi pensatori, filosofi, scrittori, ma anche educatori, cioè di coloro che riescono a superare di volta in volta ciascun noiosissimo limite. Lo svantaggio è che ogni volta che superano un determinato limite, in realtà tendono ad auto-boicottarsi, in qualche modo cercano delle strategie di compressione e questo può essere pericoloso, anche perché tendono ad avere un'ansia verso il tempo, è come se la loro ricerca stesse avvenendo altrove da parte di qualcun altro e quindi in qualche modo si sentono sempre insoddisfatti. Questo chiaramente può allontanare le persone che stanno intorno perché diventano noiose e se stesse e di conseguenza la solitudine potrebbe essere per loro un grande problema. Come può essere per loro un grande problema il distacco dal corpo. Sono talmente eterei che non vogliono percepire neppure i bisogni basici del corpo. Ma il corpo ovviamente si ribella quando uno non lo osserva. Quindi per loro è unica soluzione e via di uscita è proprio quella di radicarsi. Il rischio è proprio che questa separazione dal corpo li faccia scivolare così in basso da voler cercare nelle sostanze, che siano esse droghe, alcol e così via, la fuga definitiva dalla propria vita. Questo angelo viene anche chiamato angelo dei cardinali perché in qualche modo la salita al successo, alle grandi altezze, alle grandi possibilità cerebrali ha bisogno di un limite. Hanno quindi bisogno, tra virgolette, di un papa a cui essere subordinati per funzionare veramente bene. Una volta che trovano un ideale, una figura di riferimento più alta, un padre spirituale e così via, possono veramente tenere a bada il senso di noia che li opprime o la profonda depressione. In questo senso, avendo un grande ideale davanti a loro, riusciranno ad usare le loro doti strategiche, intellettuali, educative all'ennesima potenza. Uno dei grandissimi angelologi al mondo, nato in queste date, è infatti proprio un grande pensatore, François Bernard Hermès, che ha scritto tantissimo di angelologia, era nato proprio in queste date e scelse uno pseudonimo che fosse il suo papa personale, ossia scelse lo pseudonimo Aziel,
per avere un'ancora davanti a sé e procedere nella sua infinita e immensa ricerca spirituale e non solo. I bambini hanno tantissime doti e sono praticamente capaci di superare ogni limite e voi applauditeli, fategli notare che sono capaci di superare qualsiasi difficoltà. Così quando arriveranno i capricci per non riuscire a fare qualcosa e il desiderio di voler essere salvati da voi, voi potrete usare un'arma molto efficace e dire loro: guarda, sei bravo a risolvere qualsiasi tipo di problema. Questo per te è una sciocchezza, vedi? E lasciateli fare in modo tale da trovare di nuovo il loro attraverso le loro capacità mentali, la strategia giusta per risolvere quella determinata situazione. Cosa insegna a noi Hahahehel? Ci insegna la noia, ad osservare la noia. E la noia nel mondo moderno è praticamente costante, anche perché siamo invasi da un tipo di noia che si cela dietro le nostre abitudini. Allora fai una lista delle tue abitudini consolidate, a partire dal caffè la mattina, per esempio, o qualsiasi altra cosa, e scopri cosa potresti fare se tu non avessi questa abitudine. Grazie e al prossimo appuntamento.